una delle iniziative più importanti della nostra città. Ci troviamo sotto il maestoso palco principale di Passaggi Festival, che anche quest'anno sarà il suggestivo scenario degli eventi della piazza, che ospiterà tantissimi ospiti prestigiosi. Tra qualche minuto l'apertura ufficiale della 12ª edizione, tema dell'anno l'errore e l'artificio, e a proposito una rassegna sull'intelligenza artificiale. L'apertura ufficiale di Passaggi è stata magistralmente condotta anche quest'anno dalla giornalista Annarita Ioni, con autorità civili e rappresentanti istituzionali che sul palco hanno affiancato il presidente Cesare Carnaroli e che a turno hanno espresso il loro parere sull'importanza di un festival culturale di questo livello. Il sindaco Ser Filippi apre le danze comunicando l'impegno dell'entrante amministrazione comunale per tenersi stretto l'evento a Fano anche nei prossimi anni. Acquaroli pone l'accento sull'elevata partecipazione anche turistica, importante per la città ma anche per l'intera regione. L'accento viene posto anche sul titolo dell'anno, l'errore e l'artificio, che mette in evidenza un tema attualissimo, quello dell'intelligenza artificiale, e sull'importanza del coinvolgimento di tanti giovani. La piazza gremita di pubblico conferma anche quest'anno una risposta straordinaria dai fanesi, che continuano a dimostrare il loro affetto per il festival ormai consolidato in città. Siamo giunti alla 12ª edizione, che cosa si aspetta per il futuro di Passaggi? Mi aspetto che si continui così e soprattutto che si confermi il ruolo nazionale che sta avendo Passaggi di Fano. Non è una manifestazione importante nelle Marche, per quello che io riesco a capire è importante per tutta Italia, per l'editoria italiana, la cultura italiana, sempre di più ne sento parlare. E la saggistica sempre al centro dell'attenzione, che i fanesi apprezzano tantissimo, e non solo i fanesi. Beh, direi di sì. Fano lo dimostra, però l'Italia sta pullulando di festival e quello che posso dire con orgoglio è che Fano è forse il migliore dei festival della saggistica. Prefetto, Passaggi, un festival ormai consolidato nel territorio, che cosa pensa riguardo di questo evento e come vede il futuro di Passaggi Festival? Penso che sia un evento culturale molto importante, quest'anno poi si parla di saggistica sotto tutti gli aspetti, e quindi vedo un futuro roseo, perché la cultura è tutto, la cultura sono le nostre tradizioni, le nostre radici, è la conoscenza dei nostri diritti, è la nostra vita, quindi ben vengano queste edizioni, siamo alla 12ª, mi pare, e auguri a questo festival. Sindaco, l'emozione di inaugurare il suo mandato con Passaggi Festival? Una grandissima emozione, Passaggi Festival ogni anno si rinnova e cresce. Ho più di 150 appuntamenti, è giunto alla 12ª edizione, sono veramente orgoglioso da sindaco di Fano e sono convinto che questo sia uno dei festival più importanti della nostra città da continuare a sostenere. Da parte nostra come amministrazione faremo la nostra parte, quindi grazie a tutti coloro che sono venuti a Fano, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, bellissimo lo staff pieno di giovani e giovanissimi, perché la cultura non ha età.